Questo in realtà appunto è frutto poi di uno studio, perché l'anatomia delle abitudini, esatto, quindi c'è il segnale che fa partire un comportamento piccolo, tanto semplice da poter dire di no, al quale poi segue un feedback. Ti faccio un esempio con un'altra mia buona abitudine a cui sono molto abituato, che è a quanti di voi sono d'accordo con questa frase? La vita è breve. Sulle mani? Ok. Anch'io ho creduto a lungo che la vita fosse breve. In realtà, lavorando con i miei pazienti per 10 anni, mi sono reso conto che non è vero. Cioè, non è che la vita è breve, ma, come diceva Seneca, molti la rendono tale. Perché la sprecano, ma guardate che tendenzialmente tutti noi abbiamo tempo a sufficienza per fare delle cose belle nella vita, per lasciare un segno, per arricchire chi ci sta vicino. Allora, non è che la vita è breve, ma molti di noi la rendono tale perché usano male il tempo, cazzeggiano sul cellulare, frequentano persone che non dovrebbero frequentare, si buttano nei guai. Ok. Allora, partendo da questa idea, io ho detto, devo ricordarmi che il tempo è prezioso, perché tutti noi siamo molto avari col nostro denaro. Però sai cosa si dice? Che il tempo vale più del denaro, ed è vero, perché il denaro lo puoi spendere, lo puoi anche accumulare, risparmiare, far crescere. Il tempo no. Ogni giorno tu hai un tot di secondi e la clessidra va, che ti piaccia oppure no, lo spendi. Allora, il punto è, gli antichi questa cosa la sapevano, cos'è che avevano fatto? I memento mori, questi totem che circondavano le loro sulle librerie, avevano totem di memento mori, si tatuavano memento mori, gli anelli col teschio, sull'elmo andavano in battaglia col memento mori. Ricordati che devi morire, memento mori, ricordati che devi morire. Allora, ricordate, io ho un'abitudine che mi ricorda più volte al giorno che devo morire. Cazzo, è grande, c'è anche la moneta. Allora, perché devo ricordarmi più volte al giorno che devo morire? Perché recuperare un rapporto con la morte mi rimette in contatto con la vita. A sapere che io ho una data di scadenza, solo che qua dietro io non la posso vedere. E che da un momento all'altro potrebbe succedere, perché è inutile che ci prendiamo in giro, cioè, ma veramente, magari domani, magari tra 100 anni, auguro a tutti 100 anni. Però se dovesse essere così, io il tempo che ho a disposizione lo voglio usare in maniera molto oculata. E allora che abitudine? All'inizio mi sono messo un post-it, ricordati che devi morire, sul computer. Mommo segno. Esatto. E te segnato. Io ho segnato. Allora, ricordati che devo morire, un post-it lì, no? Ecco, perché questo, cioè, non credo che sia morboso pensare spesso alla morte, credo che sia ingenuo non farlo, perché pensare spesso alla morte significa pensare spesso alla vita. E allora sono partito con un post-it, poi ho evoluto un po' la cosa e ho creato la mia moneta, la moneta del memento mori, che Davide ha sempre con sé, e io la tengo in tasca. Perché ogni volta che devo pagare, metto, questa è l'anatomia delle abitudini, attenzione, ogni volta che devo pagare metto la mano in tasca per cercare gli spiccioli e sento che c'è una moneta più grande delle altre e mi ricordo che la moneta memento mori. E quindi questo è un segnale, toccarla, che mi fa ricordare un'idea o un comportamento a fare, ricordati che puoi morire. E questa cosa mi spinge a spendere meglio il tempo a disposizione e vado incontro a un feedback positivo in questo modo, perché sai cosa c'è? Col tassista di turno magari non parlo e magari chiamo mia moglie in quella situazione perché divento un po' più avaro ed egoista del mio tempo, ma un egoismo sano, ecco, non so come dire. Quindi se ti connette con il tuo valore della vita, quindi di vivere, che è un valore positivo, attraverso un'emozione apparentemente spiacevole, negativa, quindi è una ristrutturazione estremamente potente questa, esatto. E che vai a portare nella tua quotidianità facendola, modificando il tuo ambiente e quindi inclinando un po' il tavolo affinché abbiano luogo certe abitudini piuttosto che altre. Quindi modificare l'ambiente per mettere in atto alcune abitudini. E questo è un po' il tema centrale del libro. Chiaramente appunto ci sono mille modi in cui possiamo modificare l'ambiente, nel libro ci sono molti esempi, ma chiaramente a quel punto va letto, giustamente.